Giovanni, vuoi farlo? Ciao. Il nostro speaker sarà leggermente più tecnico del precedente, perché siamo troppo di tecnici. E niente, noi siamo Assist, siamo una piccola startup che è attiva da circa 2 anni nel campo dei bot. E siamo contenti di intervenire dopo l'intervento precedente di Blueberry, perché è stato citato il caso delle FIOC di Facebook, con il caso di 1-300 Flower, che è stato uno dei primi casi portati da Zuckerberg sul palco, e siamo contenti perché il bot è stato sviluppato da noi, da Assist, e ci ha permesso quindi di avere la vetrina delle FIOC, di raggiungere un numero importante di contatti. E insomma, adesso siamo qui. Di cosa parleremo? Chi siamo prima di tutto? Ok, questi siamo noi. Claudio purtroppo oggi è malato. Siamo io, Claudio e Carlo. Siamo, diciamo, la sezione italiana. Oltreoceano abbiamo la nostra flotta di fondatori, Robert, Walter e Shane, che ci permettono di essere un po' vicini alla parte più, diciamo, tecnologica, di mantenere contatti sia con i nostri clienti, sia con le altre parti del tech più importanti, Facebook, Google e così via. Cosa facciamo? Ok, il nostro sistema è fondamentalmente un sistema di integrazione di sistemi. Il nostro compito, quello che abbiamo fatto fino ad oggi, è stato raggiungere una serie di brand, diciamo anche abbastanza grossi, e introdurli nel mondo dei chatbot, cercando di stradarli in modo da consentire un'integrazione un po' più intelligente con le piattaforme. Questi sono i nostri principali casi di successo, diciamo. La nostra piattaforma si integra con la piattaforma di bot di Facebook, con la piattaforma di Google e quella di Twitter, e diciamo i nostri casi sono un po' questi qua. Hyatt è una grossa company che fa alberghi fondamentalmente negli Stati Uniti, ci ha permesso di implementare l'integrazione con Twitter, mentre 1-300 Flower, l'ho detto di sotto, è stato appunto quello che ci ha permesso di avere tutta una serie di contatti grazie alle FIOC di Facebook. È stato uno dei primi bot a essere implementato quando è stato lanciato il prodotto dei bot di Facebook. Un altro caso interessante è Lonely Planet, che è stato rilasciato proprio oggi e che è uno dei primi casi di bot funzionanti sulla nuova piattaforma di Google Home, quindi con l'integrazione della voce e insomma questo tipo di interazione completamente nuova tra l'utente e quello che sta dietro. Ok, quindi cos'è Assist? Che cosa facciamo? La nostra piattaforma è fondamentalmente un bridge tra i grandi canali di comunicazione e, diciamo, le API che sono fornite di volta in volta dai customer. Quindi quello che facciamo noi è astrarre completamente tutta la parte di comunicazione tra il customer e la piattaforma di messaging e metterci in mezzo per consentire un collegamento seamless tra il customer finale e la piattaforma. Allora, diciamo, per entrare un po' più nel dettaglio, abbiamo preparato una presentazione un po' più tecnica con una live session finale dove vi faremo vedere un po' più precisamente come funziona tutta l'infrastruttura. Passo la parola a Carlo. Sì, qui praticamente viene schematizzato il nostro core, cioè la nostra piattaforma praticamente consiste di due grossi moduli, uno il Workflow Manager e un altro il Service Gateway. Il Workflow Manager in pratica è quello che è preposto, quello che si occupa di astrarre la conversazione dell'utente, è quello che in pratica quando un utente scrive al nostro bot da un'app di messaggistica riceve l'input dell'utente, crea una sua rappresentazione interna, la elabora. Nel caso in cui c'è bisogno di interrogare delle API esterne, entra in gioco il Service Gateway, comunque elabora la risposta e la manda all'utente. Quindi
è quello che in pratica si occupa anche di fare da bridge con tutte le varie piattaforme, Facebook, Twitter, anche di SMS. Che cosa facciamo quindi? Abbiamo quindi una piattaforma sostanzialmente multicanale, dinamica, nel senso che pur essendo in alta affidabilità possiamo rilasciare a caldo delle modifiche senza creare dei disservizi verso gli utenti. C'è una parte di analytics in cui praticamente forniamo ai nostri clienti una dashboard in cui possono monitorare l'andamento del bot, la conversazione tra il bot e gli utenti, facciamo tracking di particolari eventi, che ne so, per esempio c'è Fandango che ci ha chiesto di traccare quando un utente procede proprio, guarda solo il trailer di un film che è previsto oppure procede alla prenotazione del biglietto. C'è una parte di NLP e NLU, nel senso che, come è stato detto nel precedente speech, a volte l'utente, insomma, essendo l'app, un'app di messaggistica, gli utenti scrivono le cose più disparate e è molto importante cercare di capire l'utente che cosa scrive, perché magari tu gli stai dicendo quando vuoi che i fiori siano consegnati e lui dice ah, ho cambiato idea, non voglio più mandare rose, vorrei mandare, non lo so, un mazzetto di gerber. e di lì quindi si introduce il discorso RUN, che è un acronimo che abbiamo creato internamente, sta per Random Access Navigation e sta proprio a indicare il fatto che magari l'utente arriva al pagamento dei fiori e dice ah, ho cambiato idea, magari non mandarlo più a questo indirizzo, mandalo a quest'altro. Quindi teniamo traccia di tutte del punto in cui siamo arrivati e ritorniamo allo step che si occupa di chiedere semplicemente quello che l'utente vuole cambiare, che ne so, quindi l'indirizzo del destinatario o anche solo il numero di cellulare. E niente, magari adesso vi faccio vedere, magari spero di non annoiarvi troppo, vi faccio vedere come... come è possibile implementare un bot nella nostra piattaforma. Riuscite a leggere? Sono contento magari di Zoom. Di Zoom gli operai, no. Sì. Ma in realtà non è proprio JavaScript, è una via di mezzo tra un JSON e un JavaScript, perché in effetti il nostro workflow manager, la nostra piattaforma modella la conversazione utente, come diceva Giorgio, come un workflow in cui in pratica è un grafo, ogni grafo è uno step, che no, e qui vedete un esempio abbastanza semplice di step. Noi abbiamo individuato praticamente per ogni step tre fasi. Una fase di validazione dell'input dell'utente, una fase di esecuzione vera e propria e poi una fase di routing, cioè da questo step dove devo andare, qual è il prossimo step. Lo faccio vedere in funzione. Questo qua, scusate. Qui come vedete abbiamo un solo step,
non c'è una fase di validazione, viene semplicemente restituito un messaggio hello. E poi la fase di routing prevede il ritorno nello stato stesso. Quindi diciamo qualcosa al bot e lui ci ha risposto. Abbastanza banale. Se diciamo la stessa cosa, insomma, ritorniamo sempre nello stesso punto. Volendo, quindi, passiamo, modifichiamo un attimo il nostro step, facciamo in modo che faccia da eco all'input dell'utente. Quindi non restituiamo più un messaggio hello, ma restituiamo praticamente, andiamo a leggere cos'è che l'utente ci ha scritto e gli restituiamo la stessa cosa. Stupido. Oh. Qui le cose si complicano un pochino, non più di tanto. Abbiamo praticamente, nel primo step andiamo a chiedere all'utente dacci nome e cognome. Nel step successivo, per farvi vedere la fase di validazione, ho implementato, non so, una funzioncina in cui praticamente, visto che vi ho chiesto nome e cognome, mi aspetto banalmente che sia costituito almeno da due parole. Quindi, tornando al nostro bot, vediamo nome e cognome, sempre le solite cose, e lì interviene la funzione di validazione in cui gli restituisce un messaggio e dice secondo me quello lì non è nome e cognome, perché vediamo invece quello che si aspetta e come è implementato nella funzione di command, riceviamo l'utente, quello che ci ha scritto l'utente, restituiamo il messaggio concatenato con ciao. Poi da lì andiamo, la funzione di routing prevede che si va nello step echo, che era quello che abbiamo visto prima, e quindi qualsiasi cosa scriviamo ci verrà restituita sempre la stessa cosa. Successivamente qui vediamo come per esempio con la nostra piattaforma si vuole mandare un messaggio, che cosa facciamo? Abbiamo il nostro livello di astrazione, quindi abbiamo un messaggio, gli diciamo guarda gli devi mandare un'immagine e un messaggio. Quindi tornando di qua, una cosa che vi voglio far vedere è che io sotto in locale cambio la configurazione del bot, come potete vedere viene subito caricata ed eccolo qua. Stessa cosa, vi volevo far vedere questo bot, chiaramente noi stiamo scrivendo il workflow e ve lo stavo facendo vedere su Messenger, ma in realtà lo stesso bot, stessa configurazione, gira anche su Telegram. Qui vi faccio vedere un altro concetto che abbiamo nei nostri step, è quello della custom keyboard. In pratica questa va a implementare quelle che un po' sono gli elementi grafici che offrono le varie piattaforme, perché magari sotto Facebook abbiamo le quick reply, sotto Telegram abbiamo delle inline keyboard, sotto Twitter anche abbiamo delle quick reply. Quindi noi abbiamo praticamente modellato tutto questo con un'altra funzione nel nostro step. Quando quindi andiamo a scrivere sotto Facebook, viene automaticamente tradotta dal workflow manager verso Facebook, la custom keyboard diventa una quick reply, mentre sotto Telegram avremo una cosa di questo tipo, avremo una inline keyboard. Qui vabbè, banalmente stesso caso di prima, solo che anziché averne una ne abbiamo di più, ci sono tre quick
per quick reply, quindi sotto Facebook, e le stesse saranno sotto Telegram. Adesso diciamo, questo qui è un po' come abbiamo modellato le cose. Ho pensato di fare, diciamo, un'applicazione che potrebbe avere un senso. E allora prima di arrivare a quello di cui vi parlavo, vi volevo far vedere una cosa. In pratica, quando andiamo a cliccare su una quick reply, in realtà quello che viene mandato verso il bot è quello che prima è stato chiamato una call to action. Cioè viene mandato, mentre lì avevamo le quick reply che sono, hanno il valore 1, 2, 3, in realtà quando poi l'utente clicca fisicamente su quel pulsante, Facebook, cioè la piattaforma la piattaforma ci manda indietro invece un codice con cui noi possiamo codificare quel bottone. Infatti qui praticamente viene fatto il routing verso questo step in cui si va a prendere quello che ci ha mandato Facebook e lo restituisco all'utente. Ti dicevo, un'applicazioncina che ho fatto giusto in 3 ore in treno era questa qui. Magari il bot di Ligabue. Si è parlato di ho sentito delle persone parlare ci sono delle persone che ci hanno parlato di artisti, e tra l'altro ne abbiamo realizzato a San Francisco uno pro bono per un artista in cui praticamente si stava rivedendo un po' il concetto del rapporto di un artista con i propri fan, nel senso che adesso c'è un rapporto one to many, cioè l'artista pubblica qualcosa su Facebook, su un social network, e poi sono gli utenti che stanno lì che lo seguono. Con un bot magari si può rivedere questa relazione, e non è un modo da non essere più one to many, ma magari essere one to one. Quindi avevamo realizzato questo bot in cui l'artista forniva tutta una serie di informazioni a corredo, e nel caso c'era anche la funzione talk with Mitch, si chiamava Mitch il cantante in questione, in cui poi era l'utente che mandava effettivamente un messaggio che era un sms, una mail proprio all'artista, e poi l'artista poteva rispondere direttamente. Niente, quindi qui vi faccio vedere un po' quello che ho implementato. Abbiamo quindi, che cosa faccio? Al primo step mando un'immagine, un messaggio, e poi metto a disposizione 3 quick reply. A partire da quello che viene selezionato dall'utente, adesso che cosa faccio? Forzo l'esecuzione di uno step, che è questo qui, in cui interviene anche l'altro componente del nostro core, il service gateway di cui vi parlavo. In questo step che cosa viene fatto? Viene praticamente richiamato un'API esterna, nel caso di specie Band in Town, in cui io vado a dire dammi tutti gli eventi, i prossimi eventi di Ligabue. Il service gateway quindi si preoccupa di chiamare l'API, e la risposta del service gateway arriverà poi allo step indicato qui dalla funzione di routing, quindi check route
in cui mi vado innanzitutto a preoccupare che il service gateway mi abbia risposto qualcosa, la risposta me la metto dentro un parametro e poi vado ad eseguire uno step successivo. In quello step successivo poi io i dati che mi sono stati restituiti dall'API, magari può darsi che io a disposizione un API che non mi soddisfa, cioè mi dà dei dati però ho esigenza di fare una post elaborazione su quei dati, ed è qui faccio esattamente questa cosa, cioè vado a vedere tra tutti gli eventi che mi sono stati mandati, vado a filtrare e prendo solo gli eventi futuri. Questa cosa quindi la metto un elemento che questo pezzo di codice praticamente abbiamo astratto il concetto di carosello sotto Facebook e implementato sotto altri canali quello che potrebbe essere la lista. Per esempio noi sotto Telegram non abbiamo l'equivalente di Facebook e carosello, quindi abbiamo dovuto implementare una paginazione. E vi faccio vedere quindi qual è il risultato. Clicco su una quick reply qualsiasi. Qui è stato quindi interrogata l'API esterna, è stato, la risposta di quell'API è stata filtrata, si è arrivato a quell'ultimo step che vi facevo vedere, in cui restituisco all'utente un'immagine e poi qui abbiamo l'elenco degli eventi. Benin Town ci dà a disposizione anche una URL da cui cliccando si può arrivare all'acquisto del biglietto su Ticket One. Ok, questo quindi vi faccio vedere sotto Telegram invece come viene. Quindi sempre immagine, le tre quick reply, clicco su una quick reply e qui come potete vedere non abbiamo, Telegram non mette a disposizione una lista e quindi mandiamo un messaggio alla volta e l'utente può correre avanti e indietro gli elementi della lista. Lato nostro, nel nostro workflow manager abbiamo sempre lo stesso pezzo di codice, poi è il workflow manager che si preoccupa quando gli arriva quell'astrazione sotto un canale come deve essere gestita o a seconda dei casi. Ultimo caso poi, quello che vi facevo vedere, mentre prima avevamo tre quick reply da cui veniva fatta andavamo sempre allo step in cui veniva renderizzato il carosello del tour del cantante, qui invece ho implementato altri step in cui possiamo vedere magari i video che l'utente mette su Facebook, andiamo a integrare le API di su YouTube, andiamo a integrare le API di YouTube, gli diciamo dacci tutti i video che sono su questo canale, e stesso discorso che abbiamo avuto quindi con Brand in Town. Che cosa succede? Qui mentre prima veniva fatto il redirect sempre allo stesso step, a seconda dell'input dell'utente faccio il routing verso uno step piuttosto che un altro. La nostra piattaforma si presta a gestire questo genere di cose sia all'interno del command che nella funzione di routing. Vi faccio notare che in questo step, per esempio, abbiamo solo il command, non c'è la funzione di route. All'atto pratico, che cosa abbiamo quindi? Today, vediamo i video. YouTube ci dà un URL, andiamo a cliccare, andiamo direttamente sui loro video, oppure non lo so, vogliamo comprare della musica, abbiamo il bottone buy che ho bindato con
iTunes. E niente, quindi questo è giusto una cosa che vi volevo far vedere, magari può interessare a loro di Bluery. Il pagamento, in realtà su Facebook si sta muovendo per il pagamento. Per il momento le API sono già disponibili, funzionano, cioè sono marcate ancora in beta, ma in realtà funzionano. L'unica cosa è che bisogna essere residenti negli Stati Uniti. Comunque l'API è già presente, ve la faccio vedere qui. Arrivati al momento del pagamento, anziché linkare quindi una view esterna, si va a renderizzare il loro buy button, e in questo caso quindi qui rimaniamo dentro Facebook, si aggiunge il loro sistema, viene messo quindi la carta di credito, quello che gli esterni del pagamento. Tu senti che vedo ancora Stripe, prima c'era Stripe. Sì, noi prima avevamo messo Stripe, in realtà questo è il nostro ambiente di staging. Quindi io vedo ancora Stripe. In produzione c'è ancora Stripe, perché ci sono ancora delle cose internamente da... ci devono ancora dare l'autorizzazione a procedere, in buona sostanza. Però funziona, sta andando, sì. Comunque penso che anche Stripe potete utilizzarlo in Italia al posto di PayPal. Comunque Stripe, rispetto a PayPal, che richiede la registrazione anche per chi paga, Stripe invece non gli interessa, ti dà solo ti mette a disposizione tutti gli strumenti poi per creare la tua forma di pagamento che è gestita da loro. L'unica cosa quindi che dovete fare è aprirvi un conto sulla loro piattaforma. Sì, ho finito. Scusa, posso fare una domanda sul pagamento? Qui l'utente non ha mai inserito la carta di credito all'interno di Facebook, quindi sarebbe la prima volta, oppure... No, questo è il mio utente, l'ho già inserito in precedenza, credo che non ne tenga conto, però cioè magari io in precedenza gli ho detto di non salvare. Scusi, dovrebbe esserci la possibilità di salvare. Sì, stavo appunto per dire che i miei colleghi lì a San Francisco invece hanno, se li sono salvati, addirittura quando arriva a questo step con l'impronta della lettura digitale sull'iPhone paga e va dritto senza reinserire tutti i dati. Quindi per tutti i bot, cioè tu la inserisci una volta per i bot di 100 Flowers e poi vai su Skyscanner interior 3D. I dati li mantiene Facebook, no? Noi siamo del tutto trasparenti, cioè non manteniamo nulla, anche perché per un problema di normativo, cioè conservare dei dati di carte di credito richiede delle autorizzazioni che non sono abbastanza rognose. Grazie. Un'ultima cosa vi volevo far vedere, magari nel frattempo che ho meditato su qualche domanda, questo è quello che abbiamo rilasciato oggi. Vi faccio vedere questo video perché vederlo live avremo bisogno di questo del Google Home. Però questo è quello che si può fare dal loro simulatore, era quello che diceva Giovanni, oggi siamo andati in produzione il Google Assistant, l'utente può chiedere quello che qui viene scritto. Climbing inside Brunelleschi's dome, crowning glory of Florence's cathedral. That's all. Would you like to receive an email with the experience you've chosen? Email about cathedral was just sent
join. You are welcome for any further request. Abbiamo mandato la mail all'utente su cui io avevo cercato. Come si implementa il random access di cui avete parlato prima? È una cosa che dipende un po' da come vengono implementati gli step che vi ho fatto vedere. Io vi ho fatto vedere gli step abbastanza semplici. In realtà l'implementazione prevede praticamente che tu da uno step ti arriva l'input dell'utente, quell'input viene, andiamo a interrogare dei sistemi di NLP che sono WTI e API.ai. A partire dalla risposta cioè dall'NLP poi capiamo l'utente in realtà che cosa ci sta chiedendo, e se quello che l'utente ci ha detto non è nel contesto dello step, saltiamo automaticamente allo step che si occupa invece di gestire quello che ci ha detto l'utente. Quindi è un po' come viene implementato, vengono implementati i vari step. Di solito questa logica è in ogni step o lo fate centrale e poi c'è uno spazio per ogni step che fa lo stesso? Ci sono anche degli step particolari che assorbono delle funzioni speciali. Noi, come ha visto prima, ogni step gli possiamo dare un po' una stringa, quello che più ci aggrada. Ci sono alcuni step in particolare che hanno un ID, e quando diamo a quello step quell'ID all'interno del workflow manager assolvono una funzione particolare, tra i quali abbiamo questo qui, step dispatcher, che in pratica fa proprio questo: ogni volta che l'utente scrive qualcosa interviene lui, chiama l'NLP, se l'NLP gli dà un qualcosa che non è quello che è previsto nello step successivo, è lui che si preoccupa di fare appunto da dispatcher verso il nodo del grafo che assolve quel compito. Chiaramente poi da quel nodo si riallaccia alla conversazione. Sì? Ci sono alternative alla lista su, per esempio, mi viene in mente se un sistema di gestione delle liste via tastiera su Telegram anziché con paging. Sono casi d'uso in cui avete scelto uno piuttosto che l'altro? Sì, in realtà quella che vi ho fatto vedere sono chiamate in Telegram proprio in line keyboard. Sotto, oltre a quelle lì, ci sono l'equivalente delle quick reply di Facebook, però Telegram per quell'elementino grafico non ti dà la possibilità di avere di scegliere una label e di avere una call to action sotto diversa. E questo quindi che cosa comporta? Comporta che praticamente non puoi codificare con quel bottone un codice da cui riallacciarsi poi al discorso run, nel senso che io se vado, cioè, alcuni utenti per esempio andavano avanti nella conversazione, magari cambiavano idea, facciamo il caso dei fiori, io ho l'elenco dei fiori, sceglievano il mazzo di rose, andavano avanti, mi mettevano l'indirizzo, poi magari tornavano indietro e sceglievano un altro mazzo di fiori. A quel mazzo di fuori corrisponde una call to action diversa che, codificato in un certo modo, riusciamo a gestire. Se invece gli scriviamo semplicemente select this, arrivato al workflow manager mi arriva una stringa select this, ok, ma questo cosa? Quindi proprio per questo le gestiamo, ma non vengono utilizzate per Telegram, almeno fino a quando non decideranno di mettere sta feature che dovrebbe essere banale, però non la fanno, comunque di avere un valore per la label del bottone e un altro per quello che poi viene mandato indietro al bot. Scusa, per la gestione multilingue avete una soluzione?
Sì, il nostro bot è multilingue, cioè io qui magari nell'esempio quando facevo add message mettevo sempre una stringa, però avrei potuto mettere anche qui l'ID di una label che a partire dalla lingua dell'utente va a pescare, va a recuperare il valore di quella label per quell'ID e per un dizionario per ogni... Sì. Scusa, e non c'è niente. All'inizio no, non è JavaScript. Non è JavaScript. Adesso non c'è niente. No, in realtà ti faccio ogni step, vedi, è delimitato da delle graffe che potrebbero essere magari, sotto JavaScript, sì, è un oggetto, però ci sono, vedi, comunque non ci sono solo funzioni JavaScript, ma ci sono anche altre metadati a corredo. Esatto, la definizione di uno step è vero che la metti come commento, cioè è un metadato e quindi c'è un precompile, esatto. Come dire. Il workflow manager che quando carica una configurazione va a leggere i metadati e va quindi a caricare in pancia la proiezione di questa funzione, perché questo è JavaScript ma il nostro core invece è scritto in Java. Ah. Ho capito. Scusa, un'altra domanda. Tornando indietro, hai citato a un certo punto il fatto che avete anche una dashboard di analytics. Sì. Quella la fornite poi in self-service ai vostri clienti, poi iniziano a guardare i dati in autonomia. Ed è stato un appoggiato con analytics esterno, è vostra proprietaria, diciamo. Beh, lì è un... diciamo che all'inizio ci agganciavamo a Google Analytics, ma in realtà se ci pensi quelli lì sono piattaforme pensate per il web, magari non lavorano bene per i chatbot. Ci sono si stanno affacciando delle startup che stanno cercando di capire i chatbot invece come vanno trackati, quali sono gli analytics che hanno senso tirar fuori. Infatti sentivo l'ultima volta, sono stato a San Francisco, che proprio quelli che hanno realizzato dentro Google Analytics adesso stavano lavorando non più per Google ma per fatti loro per realizzare una piattaforma equivalente per i chatbot. Chiaramente è una materia, sai, chi ha un background in analytics magari riesce anche ad essere molto più spedito su questo genere di cose. Noi diciamo un po' quello che abbiamo pensato che avesse senso traccare, per esempio le parole maggiormente usate dagli utenti, utenti che magari, che dire, tornano, stanno lì, scrivono e tornano dopo 5 minuti, quante volte l'utente ricomincia da capo. Forse un elemento molto importante è per esempio il caso dei fiori, noi andiamo da uno step all'altro, quindi se ci pensi per un utente a chi li vuoi mandare, il numero di telefono, quello lì è un concetto che internamente chiamiamo di frizione del bot, cioè cerchiamo di fare i bot in modo che all'utente vengono chiesti il numero minore di step, cioè banalmente grazie all'LLP stiamo facendo dei bot tramite cui se l'utente ci scrive una sola stringa, voglio mandare un mazzo di rose rosse a mia moglie a questo indirizzo domani, ok, ho tutto quello che mi serve, vado avanti, paga. Quindi è un po', si incrocia un po' col concetto di run di cui parlavamo prima, cioè il bot non deve annoiare l'utente ma deve fare in modo che lui mi scriva una cosa, ok, la faccio. Grazie.
Come va con Twitter? Twitter a volte accelerano, altre volte si fermano. Diciamo che fatemi un po' di pubblicità, voi siete uno dei passi di Twitter. Sì. In realtà tra tutte le piattaforme quella che sta spingendo molto di più è Facebook. Le altre hanno visto che Facebook sta correndo in questa direzione, ritornando al discorso di prima del bot store, l'intento che tra i giornalisti, insomma, si parla sotto banco è quello che Mark Zuckerberg vuole fare, quello che fece Steve Jobs, cioè creare un app store, un bot store dentro Facebook. Quindi le altre piattaforme, insomma, stanno vedendo un po' che Facebook sta spingendo, stanno cercando di correre di dietro. In realtà comunque non ci sono grossi improvement. Twitter, per esempio, anche lì non abbiamo un elemento grafico che ci permetta di fare la lista e abbiamo dovuto adottare una soluzione diversa, però comunque stiamo andando avanti. Dovevamo uscire il mese scorso con Hayat, un po' per un processo interno di Hayat, un po' Twitter dal canto suo è stato rimandato, però comunque stanno lavorando tutti ai chatbot. Amazon? Amazon con Alexa. Non siamo ancora partiti, però in realtà dovevamo partire nei mesi scorsi. C'è un nostro collega che sta seguendo la cosa per la piattaforma Alexa e a breve dovremo iniziare i nostri sviluppi. Per il momento noi... Io penso anche loro sono molto aggressivi, hanno lanciato anche un fondo di 100 milioni per creare ecosistemi intorno ad Alexa da qualche mese. Non lo so. Però in America lo usano tantissimo, noi ce l'abbiamo, ci stanno i colleghi che ce l'hanno lì in ufficio, ogni 3 o 4 si rivolgono ad Alexa, magari fammi sentire sta canzone, è collegato con Spotify o Pandora, e un po' quello che vi ho fatto vedere nel video di Google Home. No, Alexa è interessante perché è già collegato con Amazon.com, cioè puoi comprare tutto. Sì. Con l'ordine vocale per questo libro. Sì, noi prima di iniziare a lavorare per i clienti in realtà realizzavamo noi dei bot come casi d'uso. Avevamo fatto, non lo so, avevamo integrato Uber, Lyft, avevamo integrato... cos'altro c'era? Dei servizi con cui mandare delle lettere, cioè l'utente mi scrive voglio mandare una lettera, mi copia e incollava il testo da mandare, mi dava l'indirizzo, io poi andavo a chiamare delle API e veniva. Avevamo trovato un servizio fighissimo in cui la lettera addirittura veniva scritta a mano. Gli avevamo chiesto a questi qua, ma siete sicuri che siete capaci di scavare? Perché non lo so, magari ci arrivano 1000 lettere da scrivere, ce la fate? Sì, ci avevano assicurato. Andiamo avanti. Avevamo fatto un bot in cui andavamo, gli utenti potevano prenotare il barbiere. Lì si prenota di tutto, cioè pianificazione, e quindi andavano sul nostro bot e praticamente sceglievano questo franchising di barbieri tutti associati, praticamente c'avevano sto front end, loro andavano, potevano scegliere il loro barbiere, l'orario, prenotazione, veniva fatto su... Su Amazon ci avevamo pensato, ma visto che già loro si stanno muovendo internamente, sicuramente ci mettiamo a fare un qualcosa che faranno loro, internamente sarebbe comunque molto migliore del nostro. Allora. Grazie. Avete già dei casi d'uso in Italia? In Italia no. Ci sono stati dei contatti, però... diciamo che chi si occupa della parte commerciale di solito per un bot chiede delle cifre che in Italia
Forse fanno rabbrividire, allora sono spariti tutti nel giro di un paio di pill, quindi il giro di un paio di pill, cioè, in Italia ancora no. Cioè, di che cifre parliamo? Ma troppo. Dipende un po' dal bot, dalla contrattazione. Diciamo che non siamo mai scesi sotto i $90,000 per un bot. Pensate, per una società come un 800 Flower che fa un miliardo di revenue, è giusto, ci hanno pagato giusto un caffè. Sono brand importanti che... Per realtà più piccole ci vogliono anche dei bot un po' più... Sì, sì, no, è chiaro, però come diceva Giovanni nella prima fase, in questa prima fase noi ci siamo concentrati nel far capire ai grossi brand l'importanza di andare sui chatbot. Noi in tutto siamo 7 persone. Fino a qualche mese fa eravamo in 5. Stare dietro a delle piccole realtà, sì, da ogni bot che abbiamo fatto abbiamo imparato qualcosa in più. I bot che stiamo facendo adesso sono sicuramente più evoluti rispetto a quello che facevamo a febbraio per l'F8, però comunque siamo pochi, quindi concentriamo il fuoco dove ha più senso. E la nostra startup ha avuto un primo finanziamento di 5 milioni e mezzo, se non erro. E adesso con quello che guadagniamo con i bot ci autofinanziamo, quindi non stiamo più lì a erodere il budget che ci hanno dato i finanziatori, anzi mi dicevano che nel quadro delle start-up rappresentiamo, come dire, una perla nera, cioè uno di quello 0,001% delle start-up che nel primo anno di vita già fattura. Quindi anche magari concentrarci su clienti grandi significa anche fare un buon fatturato alla luce di questa considerazione. Complimenti. Grazie.